Nascondevano la merce contraffatta all'interno della vegetazione di due stabilimenti balneari a Tonfano. La vendita in spiaggia di quei 334 articoli, tra borse, borselli, indumenti e bigiotteria, 27 kg in tutto, avrebbe fruttato al team di venditori abusivi tra i 12 e i 15 mila euro. Ma quella merce in spiaggia non ci arriverà mai, così come altri 80 pezzi sequestrati il giorno prima in via Versilia. Tutto quanto è finito infatti sotto i sigilli, grazie al blitz della Polizia Municipale di Pietrasanta scattato nelle ore scorse. Il neosindaco Alberto Giovannetti ha deciso di cambiare strategia nella lotta all'abusivismo. Niente più inseguimenti in spiaggia, pericolosi per gli agenti e antipatici per chi assiste, ma attività preventiva, investigativa in borghese per scoprire i depositi e intervenire. Dobbiamo fare un lavoro intelligente di controllo per scoprire dove poi sono questi depositi. Intanto ci sono i depositi in Versilia, quindi vanno individuati questi posti dove si vengono queste persone portano la merce e poi noi facciamo i sequestri. È in salvaguardia dei nostri turisti, dei nostri concittadini che vanno sulle spiagge e in salvaguardia anche dei nostri agenti. Il sindaco Alberto Giovannetti in settimana incontrerà il prefetto di Lucca per chiedere più uomini per i controlli sul litorale. Ma intanto, a seguito di quest'ultimo sequestro, fa un appello. È singolare, fa notare Giovannetti, che i nascondigli fossero all'interno dell'area di due stabilimenti balneari e che i titolari non si siano accorti della merce nascosta. Tutti, conclude Giovannetti, dobbiamo collaborare nella stessa direzione, altrimenti è ogni sforzo inutile. Tutti, prosegue, devono lavorare per eliminare il commercio abusivo dalle spiagge.